Al di là delle prestazioni, cosa è successo dopo Parigi, dopo Anfield? Cioè, fin lì la squadra, cioè, quella squadra lì non l'abbiamo rivista più. Cioè, abbiamo visto delle discrete prestazioni, però la capacità anche di spingersi a quelli. Si riparte da lì, come si riparte, cosa succede? Vabbè, io Anche per penso, te personalmente, chiaramente. sì, penso che un po' di delusione c'è stata perché passare il turno di Champions era diverso retrocedere in Europa League, però io penso che non è cambiato tanto, ci sono stati un po' di alti e bassi, ma penso che in una stagione è normale. Ora dobbiamo essere bravi a ripartire da quelle prestazioni perché noi siamo quelli, non siamo questi di queste ultime prestazioni, però l'importante è che ogni giorno lavoriamo sempre duro per affrontare qualsiasi partita al 100%. Poi anche dopo la partita di Firenze abbiamo sbagliato qualche gol, però penso che la prestazione non al 100% l'abbiamo fatta. E penso che dobbiamo stare un po' più tranquilli tutti e cercare di fare le cose giuste e le cose che sappiamo fare perché siamo una squadra forte. Carlo, come ti spiego un po' questa? Non parlo proprio di risultati, proprio più di prestazioni di questo Napoli che tutto sommato a San Paolo riesce a vincere, a controllare le partite, a andare più in scioltezza. Fuori, lo dicono i numeri, lo dicono un po' anche le prestazioni, non riesce, come te lo sei spiegato da un lato. E poi l'ultima, e chiudo, il tipo di scelta che fa il portiere se è legata a condizioni fisiche o altro domani. Sul portiere legato a condizioni fisiche perché Ospina non è stato bene in questi giorni, lo so, oggi penso che si allena, se sta bene gioca Ospina e se non sta bene gioca Meret. Diciamo sulle prestazioni, nonostante che voglia essere abbastanza autocritico, le prestazioni ci sono state sempre, ci sono state sempre e dopo. Diciamo, questo non ha portato a, diciamo, efficacia nella fase realizzativa. Quello che ci è mancato nelle ultime partite fuori casa, se consideriamo le partite col Milan, con l'Inter, con la Fiorentina, la prestazione c'è stata. Abbiamo messo sotto tutte queste squadre a livello di prestazione. Non l'abbiamo, diciamo, corroborata con un risultato perché è mancata efficacia. Adesso c'è un problema psicologico, non lo so. Sicuramente con un po' più di efficacia sarebbero state, diciamo, partite da un risultato diverso, ma dobbiamo anche tenere presente che in una stagione ci sono, soprattutto per gli attaccanti, diciamo, a livello di realizzazione, ci sono dei momenti in cui realizzano molto, in cui, diciamo, ed è stato, diciamo, per i nostri attaccanti così, Milik ha passato un periodo negativo a livello realizzativo e poi si è ripreso, Lorenzo ha passato un periodo negativo. Poi dopo l'ultima partita con la Sampdoria ha fatto gol, è ritornato a fare gol, Mertens uguale, insomma. Quindi dobbiamo, diciamo, anche accettare qualche volta che, diciamo che sotto l'aspetto realizzativo ci sia qualche mancanza, allora dobbiamo essere un po' più precisi nella finalizzazione, un po' più precisi centrocampisti nell'appoggio, nell'aiuto e tante volte inserirsi qualcosa, un po' di più per cercare di finalizzare loro, insomma, un po' tutto questo. Ma insomma, sono piccoli dettagli perché se ci fosse stato il risultato e non la prestazione, forse saremmo tutti più contenti, ma diciamo, a livello generale sarei stato meno contento io. Invece la prestazione c'è, allora bisogna insistere. Canale 21. Adesso mi viene in scena di Canale 21, rapidissima una per Insigne e una per Ancelotti. Insigne, la sua presenza stasera, la fascia di capitano è anche un rito di passaggio rispetto ad Hamsik. È una responsabilità in più o diventerà un motivo e una risorsa in più? Per mister Ancelotti, quanto varrà l'Europa League nella valutazione complessiva della stagione in una competizione nella quale il Napoli in Europa stavolta parte col ruolo di favorita tra altre squadre altrettanto agguerrite? Grazie. Indossare la fascia del Napoli a me è un motivo di orgoglio, ma soprattutto di responsabilità. Anche senza la fascia, ho sempre avuto qualche responsabilità in più perché sono l'unico napoletano e sono il primo tifoso del Napoli, che vuole vincere e portare
qualche trofeo a Napoli. Dispiace quando sbaglio qualche gol o non vinciamo qualche partita, sono il primo a rimanerci male perché, vi ripeto, sono tifoso del Napoli e voglio che questa società, questa squadra, che soprattutto questi ragazzi, che i miei compagni, meritiamo qualche trofeo, perché è già qualche anno che stiamo facendo bene ma non vinciamo nulla. Penso che quest'anno ci sia l'Europa League e possiamo competere con tutte le squadre per arrivare fino in fondo e vincere questo trofeo e portare un trofeo a Napoli che manca da tanto. L'Europa League potrebbe essere la certificazione di una stagione che fino adesso è stata positiva e potrebbe essere e rimanere per tutti indimenticabile se riuscissimo a vincerla. Vincere non sarà facile perché è una competizione molto lunga. A partire da oggi abbiamo delle carte che ci possiamo giocare, ne siamo consapevoli, ma rimane il fatto che al momento credo che tutti noi siamo soddisfatti di quello che è stato fatto e va fatto sicuramente. Possiamo fare di più e quel di più ci può aiutare a vincere la Coppa. Corriere dello Sport, poi Teleluna, poi Rai. Una testa possibile? Sì, rapide. Sì, comincio con Lorenzo. 11 punti dalla Juventus, l'eliminazione dalla Coppa Italia, vi hanno tolto qualcosa dal punto di vista dell'allegria e anche psicologicamente? No, io parlo a nome di tutta la squadra, che io penso che non ci hanno tolto nulla, perché sapevamo che competere con la Juve non è impossibile, ma noi ci proveremo, anche se sono 11 punti, ci proveremo fino all'ultimo di campionato. Sappiamo che loro sono una grande squadra, però noi non siamo da meno, abbiamo lasciato qualche punto per strada e quello fa male. Però penso che a livello psicologico non ha influito tanto, perché ci alleniamo sempre con lo stesso entusiasmo e affrontiamo ogni partita con la giusta cattiveria di fare risultato. Però a volte non ci riusciamo, però l'importante è non mollarci e crederci sempre fino alla fine. Carlo, ovviamente senza gettare nulla di questi mesi, ci mancherebbe, ma è giusto sospettare che il prossimo sia il primo anno in cui Ancelotti potrà mettere mano nel suo ciclo, visto che molto probabilmente sta finendo quello precedente? Insomma, mano ce l'ho messa anche quest'anno, mi sembra, no? Tu hai capito a cosa mi riferisco, ovviamente, no? Ma io, il riferimento che tu fai, concordo nel dire che questa squadra, secondo me, ha un futuro, nel senso che abbiamo un gruppo abbastanza giovane. È vero che c'è qualche giocatore di esperienza, Hamsik ha lasciato, sono entrati dei giovani e entreranno dei giovani il prossimo anno. C'è la volontà di questa squadra di migliorarla, di renderla sempre più competitiva, anche se sono convinto che siamo stati competitivi fino adesso e lo saremo fino alla fine. Tanti dicono questo potrebbe essere un anno di transizione. No, non voglio che sia un anno di transizione, perché ci abbiamo ancora tanto da giocarci in questi ultimi tre mesi. Carlo, buonasera, volevo chiederti, ieri United 0 PSG 2, questo risultato ha fatto crescere in te il rammarico per la mancata qualificazione o la consapevolezza che avete fatto una grande Champions, siete una grande squadra e che vi candidate per la vittoria dell'Europa League? Sì, il turno che abbiamo fatto di qualificazione è stato un turno ben fatto, non potevamo, come ho detto, non si poteva fare di più. Il risultato di ieri conferma che il Paris Saint Germain è una delle squadre titolate a vincere, come la Juve, come il Liverpool. Abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, ma questa è un'altra competizione dove ci sarà da giocare con lo stesso spirito che abbiamo giocato in Champions, ma bisogna andare piano, perché dobbiamo pensare a passare questo turno e poi si vede. Volevo chiedere a Lorenzo, innanzitutto, se stai più tranquillo dopo lo scherzo di ieri che è andato in onda, stai tranquillo? E invece, per essere più seri, Lorenzo, essere competitivi per tanti anni pur senza vincere, per certi versi può essere anche appagante. Allora ti chiedo, il gruppo ha fame di vittoria e non di essere solo competitivo? Io penso di sì, perché ti ripeto, è tanto che lavoriamo insieme, sono giocatori da 3 anni, da 4, 5, 6 che lavoriamo insieme,
tra virgolette ci siamo un po' scocciati di partecipare solo, perché ti ripeto, siamo un gruppo sano, un gruppo di bravi ragazzi, di professionisti che lavoriamo duro tutti i giorni per arrivare a un traguardo. Dispiace che ogni anno diciamo vinciamo e non vinciamo mai nulla. Questo dispiace per noi, per i tifosi, per tutto l'ambiente. Noi ci proviamo ogni anno, ti ripeto, andiamo sempre là là ma non vinciamo mai. Però dobbiamo stare tranquilli perché prima o poi qualche soddisfazione ce la toglieremo. Buonasera Lorenzo, mi sembra di aver sentito proprio da te all'inizio il termine retrocessione dalla Champions League in Europa League. Ecco, come lo spogliatoio sta per affrontare questa manifestazione che è di livello decisamente più inferiore rispetto alla Champions League, manca la musichetta, mancano le attenzioni mediatiche mondiali che la Champions riserva. Non c'è il rischio che magari manchi qualche stimolo, qualche elemento, insomma, come la state preparando? No, in settimana, questi giorni ci siamo allenati benissimo, siamo concentrati perché anche se non è la Champions, come detto, manca la musichetta, mancano i media, però è sempre una competizione europea e vogliamo fare bella figura. Poi siamo in Napoli, bisogna onorare questa competizione e cercare di arrivare fino in fondo. I stimoli ci sono, domani scenderemo in campo con la giusta cattiveria per cercare di fare risultati e poi giocarci al San Paolo la partita di qualificazione e cercare di andare avanti perché è quello che meritiamo. Abbiamo dimostrato anche in Champions, abbiamo fatto un grande girone contro grandi campioni, ci è mancato poco e ora abbiamo l'Europa League e cercheremo di onorarla fino alla fine. Ecco, invece al mister vorrei chiedere, visto che se non sbaglio questa è la sua prima Europa League da tecnico, come si prepara a livello invece fisicamente questa competizione che poi ha subito a ridosso l'incontro di campionato, il giovedì è storicamente molto più difficile farsi trovare pronti oppure poi avere una risposta migliore nel weekend? Non è che cambia molto, anche se naturalmente c'è più tempo per preparare una partita del genere, giocando il giovedì hai più tempo per prepararla e meno tempo per preparare la partita della domenica, quindi insomma praticamente non è che cambia molto. Questo, diciamo, questi giocatori, oramai i giocatori delle grandi squadre sono abituati a questi ritmi e quindi non, da questo punto di vista non c'è nessun tipo di problema. Allora, ha detto l'allenatore dello Zurigo prima che ha osservato i suoi allenamenti, i suoi tipi di allenamenti nell'internet. Lei come allenatore esperto può dare a un allenatore giovane come Ludovic Magnà, qualcosa per farlo migliorare? No, non lo conosco personalmente, vedo la sua squadra giocare, ho visto che hanno una mentalità positiva, una squadra propositiva, quindi voglio dire, è difficile per me dire che cosa deve fare, diciamo, un allenatore. Credo che un allenatore per migliorarsi deve fare il proprio mestiere con passione, dopodiché il miglioramento diventa inevitabile. Abbiamo ancora pochi 2-3 minuti, una domanda, quindi scegliete un personaggio, Mattino e Corriere della Sera, e poi ce ne andiamo. E allora a Carlo. Carlo, hai detto prima Hamsik ha lasciato, ecco, lo possiamo dare per fatto questo trasferimento? Come sta la situazione oggi? Che novità ci dai? Tu che sei sempre, come dire, parli anche di mercato tranquillamente. Io sono rimasto a domenica sera, a giovedì scorso, quando ad Hamsik l'ho salutato e dopo non l'ho più rivisto. E ci sarà un motivo? Credo che ancora non è stato, diciamo, definito tutto, ma insomma, credo che tutto sommato alla fine andrà come era stato messo in preventivo. Hai detto più volte di voler essere il Totti del Napoli. Indossare la fascia di capitano senza Hamsik, farlo in Europa, che valore ha per te in questo percorso? No, ho detto già prima, è un motivo d'orgoglio. Poi, essendo pure napoletano, è ancora più bello essere capitano della propria città e spero di onorarla al 100%. Grazie. Guten Abend. Dankeschön.